Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di true crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. La storia di un uomo, diventata leggenda nel Bergamasco, che esasperato dal dolore e dai torti subiti, un giorno, dopo aver a lungo abbracciato la sua bambina, imbraccia un fucile, si mette in tasca una lista di 40 nomi ed esce di casa. Oggi vi racconto la storia di Simone Pianetti e del suo giorno di ordinaria follia. Simone Pianetti è nato il 7 febbraio del 1858 a Lavaggi, una frazione di Camerata Cornello, un paese nella Bergamasca, e sin da giovane ha dimostrato di avere un temperamento sanguigno, tanto che si dice abbia sparato addirittura a suo padre, senza colpirlo, per delle divergenze legate a un'eredità. Incassate le 8.000 lire che gli spettano, Simone parte per New York alla ricerca della fortuna ed è un ragazzo in gamba, potrebbe anche farcela, se non fosse che si scontra con qualcosa di più grande di lui. Simone si trasferisce a New York e stringe amicizia negli ambienti anarchici e decide di aprire un'attività con un suo amico, con Antonio Ferrari. Un'attività che consiste nell'importazione di vino e frutta dall'Italia. L'attività va bene, ma attira l'attenzione della mano nera, così era chiamata la mafia negli Stati Uniti all'epoca. Gli viene richiesto il pagamento di un pizzo, ma lui si rifiuta, anzi, denuncia tutto alla polizia, che procede con una decina di arresti. La vendetta è immediata. A rimetterci è Antonio Ferrari che perde la vita. A Simone non rimane altro che rientrare in Italia, in Val Brembana, dove trova una mentalità ancora molto cattolica e conservatrice. Simone si sposa con Carlotta, dalla quale avrà 9 figli, e si impegna, fa di tutto per costruire un futuro di benessere per sé e per la sua numerosa famiglia. Simone è un uomo in gamba, intraprendente, volitivo e decide di aprire un'attività, un'osteria e ha anche un'idea vincente. Decide infatti di dotarla di una sala da ballo. All'inizio l'attività ha un grande successo, poi iniziano a circolare voci malevole, soprattutto per via della gelosia nata da quel successo. Simone viene descritto come un omone biondo, un anticlericale sciupa femmine, e la sua balera sarebbe un luogo di perdizione. La gente comincia a non frequentarla più, fino a quando non ha più neanche un cliente, e nel 1909 avviene la chiusura, causata proprio dall'ostracismo dei notabili del tempo e dei preti. Pianetti però non demorde, non si lascia andare. Si trasferisce in un paese vicino, a San Giovanni Bianco, dove apre un'altra attività innovativa. Apre infatti un mulino elettrico. Ma anche qui le voci e le maldicenze lo seguono, soprattutto circa la qualità di quella farina, che sarebbe pessima, anzi, porterebbe anche delle malattie come la pellagra. Verrà definita addirittura la farina del diavolo. Questi problemi però non interessano assolutamente agli esattori delle tasse, che gli chiedono cifre esorbitanti. Ancora una volta Pianetti è costretto a chiudere la sua attività, questa volta però ha 56 anni e si sente un uomo inutile. Si confida con molti amici ai quali dice di pensare addirittura al gesto estremo, al gesto di togliersi la vita. È in questo stato d'animo, di uomo solo, con problemi economici, tartassato dal fisco, costretto a chiudere un'altra attività a causa dell'ostracismo di alcune persone, che nasce, cresce, germoglia in lui una sete di vendetta. Alla fine, tutti quelli che nel corso della sua vita lo hanno ostacolato, calunniato, dileggiato, hanno vinto. Pianetti ormai è in miseria e con tutte le bocche che ha da sfamare non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena. Tutta la rabbia, il rancore e la frustrazione di Pianetti esplodono in un giorno d'estate. Il 13 luglio 1914 l'uomo si alza presto, alle 5:30 del mattino.
Dopo aver abbracciato a lungo la figlia più piccola, Carolina, esce imbracciando il suo fucile a tre canne. Nella tasca della giacca da cacciatore ha la sua lunga lista di nomi, una lista con 40 nomi. L'intenzione è di eliminare il sindaco, il parroco, il medico, tutti i benpensanti della zona, tutte persone che in colpa della sua rovina. Attraversa la piazza, supera il ponte. Ha obiettivi precisi. Il primo è il notaio Arizzi, che si salva perché proprio quella mattina decide di prendere una strada diversa dalla solita. Pianetti si sposta alla stazione, dove lo vedono passare in rassegna tutte le carrozze del treno in partenza per Bergamo. Successivamente lo vedono, mentre sembra riavviarsi verso casa. In seguito Pianetti bussa furiosamente alla saracinesca della trattoria Marino Canali, in cerca di Attilio, che non trova. Sempre più nervoso, l'uomo si dirige a casa del cognato, troppo accondiscendente con Carlotta, quando questo si rifugiava da lui, dopo i litigi con il marito. Ma nemmeno il terzo della lista è in casa. Sulla strada per Valtaleggio si ferma alla società Orobia, dove spera di trovare il ragionier Palanca, colpevole di aver sospeso l'erogazione della corrente al mulino, facendolo di fatto chiudere. Il ragioniere non è in ufficio. Sono ormai le 9 quando Pianetti individua il dottor Morali, che è il medico condotto di San Giovanni Bianco, che sta preparando la sua postazione da caccia. Il dottore è raggiunto da un primo colpo al braccio, mentre il secondo non gli dà scampo, lo colpisce direttamente al cuore. Il dottor Morali è colpevole, secondo Simone, di non aver curato bene suo figlio, il figlio Aristide, di non aver capito che il ragazzo aveva un'appendicite che si è trasformata in peritonite. E il Pianetti ha dovuto spendere 2.000 lire per far operare il figlio all'ospedale di Bergamo. Quelle 2.000 lire l'hanno messo in croce perché era già in una situazione economica difficile. Il prossimo su quella lista è il sindaco, Cristoforo Manzoni. Pianetti va a cercarlo a casa ma non lo trova. E allora va a cercarlo in municipio ma non lo trova nemmeno lì. In compenso trova il segretario comunale, Abramo Giudici, un uomo vedovo di 66 anni, colpevole di aver firmato l'ordinanza di chiusura dell'osteria. Con lui c'è anche la figlia, Valeria, di 27 anni, colpevole di aver scritto cartoline offensive e di averlo deriso. L'uomo viene trovato cadavere vicino alla scrivania e il suo sangue ha imbrattato i registri comunali. La figlia viene ritrovata nell'androna delle scale, dove è stata freddata mentre tentava di scappare. Il giorno di ordinaria follia del Pianetti non è ancora terminato. Prosegue con l'omicidio del calzolaio del paese, Giovanni Ghilardi, che in quel momento sta pranzando con la moglie, che viene risparmiata. Il calzolaio è colpevole di essere un gran chiacchierone. Ed è proprio dalla sua bottega che tutte quelle chiacchiere e maldicenze si diffondevano a macchia d'olio in tutto il circondario. È questione di attimi arrivare dalla bottega del calzolaio alla canonica, dove Pianetti cerca Don Camillo Filippi, che dal pulpito della chiesa di Camerata era solito tuonargli dietro a causa del suo stile libertino e della sua vita come peccatore senza Dio, e soprattutto per quella sala da ballo che era il covo del demonio. Pianetti trova Don Camillo sul sagrato della chiesa che sta controllando dei lavori. Don Camillo lo saluta gioviale. Pianetti gli spara dritto al cuore. Poi rivolge il fucile verso Giovanni Giubboni, messo comunale, colpevole di avergli negato la derivazione dell'acqua da una fontana pubblica. Intanto tutta quella scia di morti, uccisi sotto gli occhi attoniti dei compaesani, induce il curato ad andare a chiedere aiuto in municipio, dove però trova il cadavere di Giudici e della figlia. L'uomo pensa di suonare a morte le campane per avvisare a tutti del pericolo di morte. La scia di sangue però non è ancora finita.
La sua prossima vittima è Caterina Milesi, una contadina colpevole di non aver pagato un sacco di farina a Simone con la scusa che era guasta. Milena è nella sua casa di Cantalto col suo nipotino Giuseppe, detto Beppo. Simone gli toglie il nipotino dalle braccia e un'ultima fucilata a bruciapelo conclude quella drammatica strage. La lista dei nemici di Pianetti era ancora molto lunga, ma l'uomo a quel punto si ferma e decide di arrampicarsi su per quelle montagne che da cacciatore esperto conosce benissimo. Nel frattempo a San Giovanni Bianco sono tutti barricati in casa, hanno tutti il terrore di aver scatenato l'odio del Pianetti. I carabinieri locali vengono aiutati dai carabinieri di Bergamo e dalla Guardia Forestale e insieme cominciano a cercarlo su per quelle montagne. Il giorno dopo, il 14 luglio, è coinvolto in una sparatoria con una pattuglia composta da 7 carabinieri e le cronache raccontano che Pianetti, a 1000 metri di distanza, aveva sparato un colpo di fucile che aveva colpito il berretto del carabiniere Francesco Este, facendolo volare via. Da quel momento in poi, il Pianetti fu soprannominato il Guglielmo Tell della Val Brembana. Che Pianetti fosse un tiratore infallibile non era un mistero, tant'è vero che veniva invitato anche alle battute di caccia del re, proprio per quella sua abilità. E quel fucile, utilizzato il giorno del massacro, era proprio un regalo di Vittorio Emanuele II. Le differenze di classe in questa storia pesano molto anche sui funerali delle vittime. Al funerale della contadina Nella erano presenti 10 preti e 15 persone. Poche ore dopo, al funerale del dottor Morali, erano presenti il doppio dei preti e il doppio della folla. Mercoledì 15 luglio, ai funerali delle vittime di Camerano erano presenti 100 preti e una folla di persone che seguivano il feretro, accompagnati dal coro di San Pellegrino Terme. Il deputato Belotti, che tra l'altro era amico di caccia di Pianetti, fece un commovente discorso funebre. San Giovanni Bianco rimase sotto assedio per settimane. Simone Pianetti era ricercato dai carabinieri, da 170 militari del 78° battaglione di fanteria, dalla guardia forestale, dai parenti delle vittime e dai volontari. La taglia di 1000 lire messa a disposizione dal prefetto di Bergamo Antonio Molinari passò a 5.000 lire. Il 28 luglio il figlio Nino fu autorizzato dalle autorità a raggiungere il padre su quelle montagne e a consegnargli 2 lettere, una scritta dalla moglie Carlotta e l'altra scritta dall'onorevole Belotti. Entrambe le lettere erano già state pubblicate il giorno 21 sul Corriere della Sera e il 24 sulla Voce del Brembo. La moglie Carlotta scrive: Simone, le tue gesta ci hanno spezzato il cuore gettandoci nel lutto più profondo. Ma dimmi, non hai pensato che dietro a te stavano la tua povera moglie e i desolati figli? Ma ormai è inutile rievocare il doloroso passato perché non vi è più rimedio. Ora dobbiamo pensare al presente e all'avvenire. La vita che stai conducendo è orribile. Ogni giorno ci giungono al nostro orecchio voci che ci atterriscono. Simone, poni fine a questo stato di cose, per te, per la tua famiglia, non sopprimendoti, ma affidandoti alla giustizia degli uomini che hai offeso. Pensa che c'è un Dio nel quale credi. Se non saprai espiare, non potrai sperare la sua misericordia. Se hai ancora un po' di cuore paterno, ascolta la voce dei tuoi figli. Sono la tua moglie Carlotta. Firmano i figli: Giovanni Battista, di 20 anni, Vittoria Carolina detta Vita, di 19 anni, Aristide, di 15 anni, Carlo Giuseppe, di 13 anni, Giuseppe Gaetano, di 10 anni, Arturo, di 8 anni, Carolina, di 4 anni e mezzo. La piccola Carolina è la prediletta di Simone. È la figlia che ha tenuto tra le braccia e ha baciato quel giorno, prima di uscire per la sua missione di morte. Carlotta tiene la mano alla figlia e le fa scrivere: Ascolta la mamma, Carolina.
La risposta di Pianetti alla moglie viene pubblicata sull'Eco di Bergamo il 29 e il 30 di luglio e sul giornale il 30. L'uomo risponde commosso per aver ricevuto quella lettera e scrive: «Questo mi è stato di grande conforto, come di conforto mi è tornata la lettura della lettera che l'onorevole Belotti vi ha diretto. Io sono obbligatissimo per questo al deputato. Assicura pure tutto il mondo che io non farò più male a nessuno. Non avrei voluto farne nemmeno agli altri, ma specialmente 3 o 4 mi avevano troppo offeso. Se non l'avessi fatto, non lo farei più. Ma è inutile, quello che è fatto ora è fatto. Non c'è più rimedio. Che Dio mi condanni pure in eterno, ma protegga voi innocenti miei figlioli. Fatti coraggio, Carlotta. Aspettati e sopporta qualunque altra croce ti possa accadere. Tu fai di difendere sempre i nostri figlioli. Ricevi baci, Carlotta, a te e famiglia. Tuo Simone». Il 24 maggio 1915, giorno dell'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale, si tiene alla Corte d'Assise di Bergamo il processo in contumacia. Simone Pianetti verrà condannato all'ergastolo con 5 anni di segregazione cellulare, l'interdizione ai pubblici uffici, la perdita della podestà genitoriale e dell'autorità maritale. Nonostante siano in 300 a cercarlo, Simone Pianetti sfugge alla cattura. Sembra anche aiutato dalla gente del posto. Sì, perché a un certo punto Pianetti diventa un eroe, il vendicatore degli angherie e dei soprusi che subisce la povera gente. Sui muri delle case compaiono scritte entusiastiche: «Viva Pianetti, ce ne vorrebbe uno in ogni paese». Come accade spesso in questi casi, i giornali si avventano sulla vicenda fornendo e descrivendo i fatti in modo diverso. Ad esempio, l'Eco di Bergamo descrive il Pianetti come un mostro assetato di sangue, mentre il Secolo cerca di capire le motivazioni che hanno spinto l'uomo a fare un gesto così estremo e scrive: «Qui tutti sapevano che il Pianetti era perseguitato. Chi vuol vivere tranquillo deve essere ossequiante al parroco del luogo. Il parroco è il feudatario e i paesani si dividono in vassalli e valvassori, a seconda della loro astuzia e del loro stato economico. Al Pianetti ne avevano fatte tante che non poteva più frenarsi». Ma che fine ha fatto il Pianetti? Difficile dirlo, perché la sua storia si è trasformata in un mito che ha creato tante leggende mai provate. La sua famiglia si dice convinta della sua morte, avvenuta quasi subito su quelle montagne. C'è chi lo vuole in Svizzera, chi in America, chi in Venezuela. C'è addirittura chi dice che sia stata la questura di Bergamo a fornirgli un passaporto falso per evitare il suo arresto, che avrebbe potuto scatenare una rivolta tra tutte quelle persone, ed erano tante, che lo idolatravano come difensore delle ingiustizie. Qualcuno nelle valli sostiene di averlo incontrato e di averci anche parlato prima che l'uomo ritornasse sulle montagne, ma questo sarebbe quasi impossibile perché l'uomo avrebbe avuto 80 anni. Altre voci dicono che sarebbe rientrato dall'America intorno agli anni 50 e sarebbe andato a vivere nella casa di suo figlio Nino, che nel frattempo si era trasferito a Milano. Denis Pianetti, pronipote di Simone, ha dedicato 20 anni di lavoro per ricostruire la storia e la figura del suo antenato. Ne è nato un libro, Cronaca di una vendetta, la vera storia di Simone Pianetti. Pubblicato nel 2014, il libro, oltre che ricostruire la storia, fa proprio un quadro sociale, economico e culturale della Val Brembana e di Bergamo all'inizio del Novecento. La storia del Pianetti è stata ripresa anche in una canzone dei Folkstone, una band folk metal originaria di Bergamo. La canzone si trova nell'album Il Confine. Non si sa che fine abbia fatto Pianetti. Di certo in questa storia c'è il dolore. C'è il dolore dell'esasperazione di quell'uomo, il dolore di chi ha subito quella vendetta. Di certo c'è solo
che a tutt'oggi, a distanza di oltre un secolo, in quelle valli, Pianetti è ancora una leggenda. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!